Davide, una prestazione che forse non ci aspettava, per certi versi anche una partita sfortunata, tante occasioni, una traversa. Voi dal campo come l'avete vissuta? Purtroppo siamo sempre a parlare di episodi che non girano, ma il problema è che secondo me non bisogna affidarci a caso, fortuna, sfortuna, perché se non girano dopo un po' si vede che il problema è che non li facciamo girare. Purtroppo ogni volta che facciamo il primo errore lo paghiamo, facciamo fatica a reagire nonostante le occasioni le creiamo, perché sicuramente anche oggi si è stati pericolosi in diverse occasioni, però bisogna dare sicuramente una sterzata perché così ci rendiamo tutti conto che non va bene. È stata comunque una settimana di cambiamenti, il tempo con il mister Zaffaroni è stato poco. Che cosa vi aiuterà per arrivare preparati alla sfida col Cosenza? Il lavoro. La settimana è stata sicuramente movimentata, però non ci devono essere alibi, perché noi siamo gli stessi che dal 5 luglio si allenano tutti insieme, tutti i giorni, quindi non c'è sicuramente un problema di conoscenza. Il mister ha portato le sue idee, che sono diverse dalla gestione precedente, però il sabato poi bisogna mettere qualcosa di più, non è soltanto questione tecnico-tattica, è questione di carattere, mentalità, e in questo momento siamo deficitari sicuramente in questo. Lavoreremo perché non c'è altra soluzione, e sabato ci aspetta un'altra partita tosta come tutte, e su un campo difficile, però bisogna far punti, quindi si lavorerà.